А сигара в мене тут. Та тупина, то сигара в мене тут. Sempre così andiamo in pesca, bambini a pesca. Andiamo a casa, guarda che lontano, sono 3 ore. Sono andata via da Romania 6 anni fa e avevo solo 22 anni e avevo solo, non so, 20 euro in mio portafoglio. Mm. Sono arrivata in Italia prima a Brescia, sono arrivata con il pullman. All'inizio per una settimana sono stata con questa ragazza rumena e un suo ragazzo italiano, questi che ho conosciuto in Romania. Mi hanno tenuto in loro appartamento, sono stata con loro, no? Sono stato carini perché mi hanno preso in casa loro, no? Tutto. E poi ho dovuto trovare un lavoro, io sono venuta qua per trovare un lavoro, per avere un futuro migliore, no? Poi sempre ho pensato che se arrivo in Italia sarà più facile per me, perché l'italiano è molto più facile per i rumeni, no? Io ho pensato che è più simile come tradizione, come cultura, della nostra cultura, no? Più vicina. Sono arrivata a Brescia, sono stata con loro per una settimana e poi dovevo trovare un lavoro. Loro mi hanno detto che, la ragazza rumena mi ha detto che lei quando è arrivata in Italia ha fatto la prostituta. Il problema del questi ultimi anni è cresciuta molto la tensione nei confronti dei Rom, soprattutto in questi ultimi, dal 2007, perché c'è stato l'entrata in Europa della Romania, quindi l'ingresso di questa paura di questo flusso di tanti romeni, dell'arrivo di tanti romeni, di questa invasione che poi nei dati non è neanche totalmente confermata, questa invasione che c'è stata, e quindi sono stati strumentalizzati addirittura sotto il governo di centrosinistra, non c'era ancora un governo di centrodestra, e soprattutto a Roma con Veltroni, degli episodi di cronaca che sono stati enfatizzati all'ennesima potenza. Se uno riesce a concentrare l'attenzione su un problema che non è un problema, riesce a distogliere l'attenzione degli italiani e della popolazione da quelli che realmente sono i problemi di questo paese. Qui abbiamo un enorme problema realmente di sicurezza che riguarda la malavita organizzata, che riguarda le cariche di questo paese, che riguarda la prostituzione, che riguarda lo spaccio della droga, che riguarda l'usura. Sono problemi reali. Il problema dei Rom non è un problema, probabilmente l'unico problema che esiste nell'ambito dei Rom è quello che vivono loro quotidianamente, ossia all'interno dei campi. Il problema della sicurezza è un problema che hanno i Rom, non che ha la gente intorno. I rumeni che sono venuti in Italia, guarda caso, di migliaia e migliaia di persone che vivono qui, non sono tutti criminali e delinquenti. No, noi a mattina se andiamo sul Palmiro Togliatti, o se andiamo a mattina sulla Salaria, se andiamo a Boccea, vediamo a mattina 50-70 persone con le buste a mattina alle 5 che aspettano caporali per andare a lavoro, fare come muratori o andare a raccogliere pomodoro come a Napoli per 25 euro al giorno. E perché hanno fatto le scuole? Abbiamo fatto noi le mamme tanti sacrifici per mandare bambini a scuola, per avere un'opportunità più cara e più bella di nostra, che abbiamo noi vissuto, nostri antenati. E noi vogliamo di nostri bambini che possono avere la cittadinanza italiana, o che mettano in regolazione i nostri figli, perché hanno fatto tante le scuole, hanno fatto fino alle terze medie. Grazie ragazzi, grazie. Ma guarda, siamo qui. Ci vediamo. Ma guarda, siamo qui. 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 Ma guarda
Ero molto preoccupata per questa storia con la prostituzione che mi hanno detto loro, no? Avevo paura che questi mi avevano costretta a fare la prostituta. Io quando mi hanno detto, ah, ma perché non pensi, vedi un po', perché sai, io ho fatto tanti soldi, non la sapranno nessuno in Romania, vedrai, sarà tutto bene, no? Io gli ho detto, ah, no, preferisco morire di fame e morire che invece di fare la prostituta, no? Perché io non sono così, ho detto. Sono andata al primo telefono, ho chiamato la polizia per prima e gli ho detto tutta la storia, no? Che questi volevano farmi la prostituta, che hanno delle prostitute e tutto. Mi hanno detto, ah, devi andare all'ufficio di polizia, noi non possiamo fare niente, no? Mi hanno detto. O puoi andare alla tua ambasciata a Roma o sino al tuo consulato a Brescia, non so dove era, mi hanno detto, no? E loro ti possono portare indietro in Romania. Ma come hai fatto a venire qua? Non dovresti venire. Ok, io mi sono portata la borsa, non sapevo come arrivare, non avevo tanti soldi, no? C'era questa signora sulla strada, e lei era con la bicicletta, mi ricordo. Lei era di Brescia, signora italiana, no? Io le ho chiesto, scusate signora, parlavo un po' l'italiano, no? Gli ho detto che devo arrivare all'ufficio di polizia, no? E lei mi ha detto, ma perché? Che ti è successo? Io le ho detto tutta la storia, no? Lei mi ha detto, oddio, ma guarda come arrivi là, così devi prendere l'autobus da là, devi comprare prima il biglietto. Ho detto, ok, grazie. E lei mi ha detto, mi ha guardato e mi ha detto, sai che aspetta qua, che torno subito, prendo la macchina e ti porto io stesso all'ufficio polizia. Ho detto, ok, grazie. Lei è andata a casa, ha preso la macchina, è ritornata, mi ha preso nella macchina, siamo andate insieme alla polizia. Lei con me, no? Abbiamo suonato alla porta e il poliziotto ha aperto e io le ho detto la storia, no? Le ho detto, guardate che è successo così. E lui mi ha detto, le ha detto, la dovete aiutare perché voi siete la polizia, questo è il vostro lavoro, per questo paghiamo le tasse, no? Ha detto lei. Allora lui ha detto, sì signora. E lei ha detto, stai qua con loro che sei su mani buoni, no? Mani buone. Lei è andata via e questo quando lei ha visto che lei va via ha detto come sei arrivata qua? Ho detto con l'autobus, ok, con l'autobus devi tornare a Romania, no. E mi ha chiuso la porta in faccia e io là così, questo è il portafoglio dell'università, noi siamo gli studenti e le studentesse che costruiscono, che vivono, che innovano e trasformano l'università della sapienza, gli altri, quelli che ci hanno aggredito. Fascisti all'università! Fuori fascisti all'università! Fuori fascisti! C'è molto, come dire, discriminazione rispetto ai Rom migranti. Forse perché nella storia è sempre avvenuto così, nel senso che non solo in Italia, ma insomma in Italia in particolare, ma anche in altri paesi, nei momenti di socialmente così di grandi trasformazioni, di gravi problemi, sono un po' il capo espiatorio di tante insoddisfazioni che ci sono. E loro rappresentano qualcosa che culturalmente mette in discussione il nostro modello e sono debolissimi, sono i più poveri, sono gli ultimi degli ultimi. In genere gli italiani sono molto divisi nelle opinioni, per quanto riguarda i Rom invece questa ricchezza di creatività degli italiani viene meno e in genere c'è una risposta univoca ed è una percezione
niente affatto positiva. Il nostro paese chiaramente è un paese che ha una presenza a Roma da tanti anni, è una presenza storica, alcuni flussi sono arrivati nel corso anche recentemente, tuttavia l'aspetto relazionale è sempre stato molto carente, quindi mancano canali di condivisione, momenti di condivisione, e quindi da questo punto di vista la percezione è una percezione che nasce da atteggiamenti presuntivi ed è una percezione tendenzialmente negativa. Aspettavo nella stazione dell'autobus, no? Là, ho visto il mare, guardavo il mare così, no? Perché io avevo paura di andare lontano dalla stazione dell'autobus, che avevo paura che succeda qualcosa, no? Perché questi mi avevano spaventato tanto. Quando sono arrivata a Roma, il mio amico Marco mi aspettava, no? Era un signore, 6 anni fa, aveva come 60 anni. E poi quando sono arrivata a Roma, lui mi ha dato una mano, no? Mi ha aspettato alla stazione Termini e poi mi ha detto: hai mangiato qualcosa? Mi ha portato, ho mangiato qualcosa, non mi ricordo cosa. Sono arrivata a Roma, mi ha portato a un hotel in Via Nazionale, vicino là, proprio là, su una strada traversa di Via Nazionale. E poi sono stata in quell'hotel dove ho conosciuto questo ragazzo. Prima ho fatto amicizia con il recezioniere, l'uomo che lavorava alla reception. È un signore più anziano, era, mi ricordo, molto gentile anche lui. Abbiamo fatto amicizia e lui mi ha presentato questo ragazzo rumeno e questo mi ha dato lavoro, no? In questo hostel. Mi ha portato là, ero così felice perché erano tutti giovani là, no? Mi sono fatta dei amici. La ragazza che lavorava là, anche lei, perché erano due ragazze che lavoravano là, era argentina, era molto gentile, ancora siamo in contatto, infatti. E poi sono stata là per 3 mesi. Dopo quei 3 mesi ho lavorato là, mi pagavano 15 euro al giorno, ma potevo dormire là e avevo anche la cucina in esterno, così ero contenta io, no? E mi ricordo che in quei 3 mesi ho speso soldi solo per il cibo e che avevo messo da parte 450 euro. Poi mi hanno buttata fuori perché la mia visa è espirata, così mi hanno buttata fuori. Un giorno mi hanno detto: devi andartene perché non puoi più stare qua. E io mi sono arrabbiata tanto perché io ho lavorato là per molto tempo e io speravo di stare là di più, no? Ho conosciuto altra gente e così ho cominciato a lavorare al Vaticano per le guide, fare l'accompagnatore turistico, il promotore. Ma mi pagavano pochissimo e non lo facevo a pagare l'affitto. Io lavoravo, provavo di fare il pub crawl e anche lavorare al Vaticano, così, perché loro mi pagavano 15 euro al giorno, no? Non so quanto lavoravo, 4-5 ore, ma mi pagavano 15 euro. Andiamo! Vieni, scesi, io! Questo fatto dei campi nomadi, come vengono chiamati in modo poi erroneo, è un'invenzione molto italiana, nel senso che anche Rom che magari vengono, non so, dalla Romania o anche dai Balcani, che non sono abituati a vivere in campi nomadi, non hanno mai fatto vita nomade,
vengono qui in Italia e sono costretti a vivere in queste condizioni. E nella maggior parte dei casi sono situazioni terribili, perché condizioni così da tutti i punti di vista, sociosanitarie, condizioni proprio di esclusione sociale, sono dei veri ghetti per i Rom. Purtroppo solo pochissime amministrazioni hanno tentato di fare politiche abitative diverse, qualcosa a Venezia, qualcosa persino a Firenze, dove pure a Bologna qualcosina, ma molto poco, e in continuo sgombero, cioè vengono continuamente spostati da una parte e dall'altra, non li vuole nessuno, i campi devono essere anche un po' invisibili. Adesso arriviamo a casa con questo autobus, arriviamo a casa e c'è lontano, c'è troppo lontano. La scuola, scrivo, disegnare, mangiare, giocare alla scuola, metto alla piscina, faccio la doccia. Il progetto della Scuolina nasce come sviluppo di una serie di attività di assistenza che sono state realizzate dalla nostra associazione per un consistente gruppo di famiglie Rom che avevano trovato riparo nei pressi dell'associazione. La sede dell'associazione si trova lungo l'argine del fiume, e fra il confine dell'associazione e l'argine effettivo del fiume c'era uno spazio, diciamo così, abbandonato, dove dal 2005 circa si erano insediate numerose famiglie Rom. L'idea di base di questa attività per i minori è che avessero un posto dove poter stare almeno per una parte della giornata, che non fosse lo spazio ricavato fra le baracche nei pressi del fiume, che evidentemente è uno spazio poco igienico e portatore di enormi pericoli per la salute e proprio per la sicurezza dei bambini. Sì, ho subito delle discriminazioni normalmente e anche prima, no? Primi anni che sono stata qua, avevo molto paura di dire che sono rumena, e prima non c'erano tanti problemi con i rumeni, ma avevo sempre paura di dire che sono rumena, perché avevo paura che subisco dei discriminazioni o che la gente mi parla male solo perché sono rumena, che non mi danno una chance di conoscermi meglio solo perché sono rumena, no? Dicono che siamo tutti dei borseggiatori, no? Ma come fanno a essere 22 milioni di persone borseggiatori? Deve essere anche di gente brava, no? Tra 22 milioni di persone. Ma che puoi fare? È così. Ecco la grande cultura dei Sinti!